Ciao a tutti ragazzi, nuova serie, Pokémon Rosso Fuoco Distorto, che è diverso da quello normale. Come vedete il video iniziale è diverso. Sì, è un hack ambigua. Che sta combattendo Zengar, scusate. Ah, ok. Tutto non chiaro. Pokémon versione Rosso Fuoco. Qua c'è una scritta incapibile. A 2014, solo quello, capito. Ok, andiamo avanti, vediamo cosa c'è. Che cazzo? Grazie. Grazie davvero. Un secondo che devo fare due cose. Ah no, real time, ok. E non me lo raddoppio. Eh sì, qua devo vedere. Ok, ho fatto. Non ti dà le descrizioni, non ti dà nulla. Non pensare che questa sia un'avventura. Non puoi chiamare avventura qualcosa che sceglie il posto tuo comandandoti con Brama. Premi A. Grazie. Incoraggiante. Ciao, ti trovi nel mondo dei Pokémon. Questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon. Perché c'è un Marowak, scusa? Vabbè, il Marowak non c'entra, ma... puntini. Prima di tutto, parlami un po' di te. Sto parlando come scrive il coso, eh. Puntini, 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 lui, lei. Chiaro. Esisti davvero? Nome? Nome? Nome. O io mi chiamo Classico. Classico Red, ovviamente. Red. Sei Red? Sì. Penso. Puntini puntini, Gary Damiano fa... Gary. Gary per caso? Sì, ma cosa? Si chiama Gary. Chi? Ma chi? Red. Nulla è reale, probabilmente neanche tu lo sei. Lo sei, sei un gioco, grazie che non è reale. Sarei plagiato, non ho letto una tega. Voi avete letto? Che fine ha fatto il mio NES? Forse la mamma ne sa qualcosa. Comincia normale. Sì, normale sta minchia. Comincia. La mamma non c'è. E ora come faccio a sapere dov'è il mio NES? Datemi un secondo che sta lentezza delle cose mi dà un fastidio nell'anima. Oh, adesso. E cos'è sta cosa, scusa? Hawk vuole parlarti, vada lui. Incoraggiante. Biancavilla, perché è tutto così scuro? Beh. Questo cosa mi dice? Ciao Red. Quello è un albero. E se non sbaglio bisogna andare nell'erba alta per far incontrare Hawk. Ehi, aspetta, non andare. E infatti, guarda caso, compare un Hawk selvatico. Dov'è? Più piano, mi raccomando. È pericoloso, nell'erba alta vivono Pokémon selvatici. Hai bisogno di Pokémon tuoi che ti proteggano. Fidati di me, seguimi. Dun dun dun, sfida indiana. Questo qua è cosa? Sono stanco. Non resisto oltre, sono chiuso in questa monotonia da sempre. Ma cosa sta pianificando, professore? In ogni momento devo recitare questa parte. Sono controllato. Controllato da qualcosa. Mi spinge obbligatoriamente a fare cose che non voglio. Tutti noi siamo controllati, purtroppo. Bel gioco. Hai visto? Hai visto questo cambiamento atmosferico? Non è nulla di naturale, è qualcosa di obbligato, obbligato da qualcuno. Devo andarmene da questo inferno. Scusa, ma io dovevo andare adesso. Ma che è possibile che Hawk sia impazzito? I suoi discorsi erano così insensati. Devo parlare seriamente con i suoi assistenti. Perché i suoi assistenti? Cosa? Gli scienziati sembrano pietrificati. Hanno un'espressione strana e il volto bianco come la sbora. Cioè latte. Non capisco cosa stia succedendo. Una scala. Ma dove sono finiti tutti i materiali del professore? Cos'è quella scala? Devo vedere dove porta. Sembra petrificato. Ah, ok, questo qua è morto. Bene. E qua sotto c'è. C'è.
Red riceve scarpe da corsa. Cos'era quello là? Sembrava un colpo alla Mortal Kombat. Ok, posso correre adesso. Ma quanto è grande? Quanto è lungo sto tunnel, scusate? È lunghissimo. Dove vado? Dove sto andando, scusate? Boh, basta andare avanti. Che palle, che palle. Ah, è finito. Ah. Se sarebbe un tizio conficcato nel muro, che è morto. Rinchiuso. Che diavolo sta succedendo? Dalle scale sono finito in una grotta. È una follia. Non c'è via d'uscita, mi toccherà esplorare questa lugubre grotta. Come? Non si vede un ca... Non si vede nulla. Ma voi riuscite a vedere? Mettete l'illuminazione. Io non vedo un cazzo qua, però. Ok, dico non si passa. Riesco malapena a vedere il contorno delle pareti. Qui mi sembra di vedere qualcosa. Ma cosa? Ah, qui passo attraverso. Ma sto saltellando su questi. Ok. Questo era. Cosa minchia è questa roba? Vabbè, fa niente, fa niente. Nulla. Di qua dovrebbe esserci qualcosina. Ah, ma sto saltando questi massi, questi buchi, cosa sono? Ma nelle parti nere vedi che non salta. Non sono l'unico essere qui. Che ci fa quel ragazzo lì? Devo chiedergli come uscire. Avete già capito, vero? Occhi bianchi. Non è Herobrine. Come pensano molti di Minecraft. E volevo andare. È andato da solo, non sto facendo nulla. Ciao, sì, ciao, mi chiamo Red, sai. No. Cosa? Assurdo, in carezza di posto sono finito. Quel ragazzo è come morto. Ha lo stesso stato degli scienziati, pietrificati. Per non parlare del luogo assurdo in cui mi trovo. Questo luogo è irreale, tutto questo non è possibile. Non capisco, forse sono pazzo, tutto questo è un folle sogno. Devo solo svegliarmi, è solo un sogno. Avanti, mamma, sbrigati a venire a pulire camera mia. A pulire la stanza, a svegliarmi, ho sbagliato tutto, scusate. Ma morto. Meglio non starci vicino. Visto le circostanze potrebbe essere pericoloso. Ma lì in fondo. Ma quello è ok. Impossibile che sia finito su quel masso di roccia. Non è proprio come gli altri, ma è comunque come in un coma profondo. Tutti sono intenti a guardare quello strano Ness. D'altronde ormai nulla è una sorpresa. Non riesco a raggiungere Oak, è troppo in alto, proseguiamo. Che è sta vecchia? Uno scheletro. E chi lo sa? Il mio Ness. Dov'è? Perché il mio Ness è qui? Devo svegliarmi, è ovvio che questo sia un sogno. Stupido, perché insinui che questo sia un sogno? Lavandonia confirmed. Cosa? La voce proviene dal mio NES. Non scapperai dal tuo destino, sei una marionetta. Non ascoltarlo, Red, ti controllerà. Si sta per ascol... non asco... Ok, non ascoltarlo o ascoltalo. Ma quella voce, ok. Se avete visto... Distruggi quel NES. Non udire la sua voce, ti controllerà. Come? Idiota, non puoi distruggermi, sono io che vi controllo. Ok, hai mai sentito parlare di ricostruzione facciale? La fanno in tutti gli ospedali. Come sei finito lì? Se non lo distruggi tu, lo faccio io. Patetico illuso, perché vuoi essere un eroe? Avevo altri progetti per te, ma visto che non mi accetti, sarò costretto a lasciarti perire qui nella distorsione. Distorsione? Ora sparisci. Non capisco una... Sei stato dimenticato? Sei stato dimenticato. Il tuo ricordo è svanito, Red. Sei stato sostituito da altri personaggi. Hai concluso il tuo ruolo. Un inetto come te merita di perire nella distorsione. Addio. Ok. Porca puttana! Red perde la capacità di parlare e di ragionare. Siamo su Pokémon Smeraldo! Eevee! Affanculo, io la voglio chiamare Eevee! Ma scusa, perché abbiamo trovato un Eevee?
Il PC è rotto. Questo programma piacerebbe a papà. La TV è come una calamita, vabbè. Pokémon Smeraldo, confermalo. Mio Dio, quanto è fatto male. Qua, trace di sangue, trace di sangue. Gente ammazzata. Red trova cadavere. Strumento sistemato nello scompa. Questa cosa non mi piace. Questo che è? Cosa, come hai fatto a entrare qui? Devi assolutamente aiutarmi, giovane. C'è di mezzo la mia vita. Ti prego, giovane, ti aiuta un umile like, ok. Ti devo la vita. È triste come sono finito qui. Tempo fa in un universo parallelo a questo inferno, che palle, lavoravo in una banda chiamata Team Rocket. Eccoli qua i Team Rocket. Lo scopo di questa era quello di rubare Pokémon. Un giorno mi venne affidata la missione di andare in una specie di torre fantasma. Da Pandonia trovai in quel luogo spaventoso uno strano Pokémon che catturai con difficoltà. Mentre tornavo alla base dalla Pokéball uscì il Pokémon, che portò con me e altre due reclute in questo universo distorto. Sembra che ci voglia far morire qui, bloccando con una maledizione le uscite. Quel Pokémon è così racconto da aver strappato il volto alle altre reclute. Ecco perché sono scheletri. Hanno un colorito estremamente acerrimo. Farà lo stesso anche a me. Tu che hai sangue puro devi prendere il Pokémon al mio posto annullando la maledizione. Il mostro si nasconde da qualche parte nell'oscurità. Vado a cercarlo. Non posso muovermi io comunque. No, davvero, non posso muovermi. Sto aspettando. Sono entrato in una battaglia. Allora, ipno con un teschio di un Cubone qua. Carne. Questo qua è un bello zaino. Gabbia, gabbia. Perché gabbia non Pokéball? Perché tu usa gabbia? Adesso si unono le gabbie. 2, 3. Ah, ha preso ipno perché. Con una gabbia. La gabbia servirebbe a. E adesso non posso muovermi. È finito? Catturato. La maledizione dovrebbe essere infranta. Sì, vedo come è arrivato la tua testa dietro. Beh, sei stato un bravo ragazzo, ora posso finalmente godermi la vita. Ah, le reclute sono andate via. E hanno lasciato una Pokéball, una cosa. Credo fosse una gabbia. Cadavere, carne vecchia, restituisce 50 PS. No. Gabbie, nessuna gabbia. Poi c'è un cestino. E questa qua immobile chi è? Dannato figlio, ci hai cacciato nei guai. Ma devo dire che c'è un modo per salvarci. Quando vorrei saperlo, vieni a parlarmi. Un olocausto, serve un olocausto? Perché? Un olocausto, scusate. 1, 2, 3 stella. Ah no, sono tipo le sagome quando muoiono. E ci fanno il contorno bianco intorno col gesso. Sì, stessa cosa. Un ox selvatico compare. Ahimè, non ho avuto modo di contrastare il NES. Come ti ho detto, il NES sotto forma telepatica a controllarci, in ogni senso. Creano distorsioni quando vuole. Peccato che il NES sia diventata una religione per nuove sette. Si va vocifera che quest'ultimo sia presente in carne nel tempio principale della setta. Setta? Mi sono allenato con Bill per trovare una soluzione. Scusa. Ciao. Ciao. Lasciami qui da solo, sì. Sono al sicuro qua. Nella distorsione. E va avanti da solo. E ora vado nell'oscurità più totale. Psst. Dove sta andando? Ma. Dannazione! Puntini, puntini, puntini. Ines mi sta controllando mentalmente. Scappa. Sarei intrappolato qui per sempre. Sono entrato in una battaglia. Fate la sfida di decomposto, virgola, occa. Cubone senza il teschio. Sanguinante. Ah, ok. Confusione. C'è una motivazione valida a questa sfida. Ruggito. Ora, se non sbaglio, bisogna usare confusione. Esatto. E dopo questa battaglia Pokémon così, cosa devo fare?
Hai avuto la meglio su decomposto Oak. Maledetto. Ok. Ora che succede? Grotta celeste, ma che minchia sta succedendo? Oh, la grotta celeste. Usciamo. Parla con qualcuno. Un bel luogo. Perché ora c'è la canzoncina di Pokémon Diamante, Perla e Platino? No, entriamo nella grotta celeste che magari c'era qualcosa di importante. Grotta celeste. Elisir Max. Riesco ad andare in acqua? No. C'è niente. Di qua non posso andare. Non so perché non mi fa andare. E di qua invece? Di qua mi sembra che poi ce la faccio. Ok, ce la faccio. Labirinto. Sto silenzio è terrificante. Non so neanche io cosa dirvi adesso. Tra un po' finirà l'episodio, comunque uno piccolo spoiler. Oh, questo cos'è? Red riceve Missigno. Missigno. Cosa c'è? Pokémon. Niente. E chi è che faceva questo casino? E guardiamolo. Ipno. Sì, Mifno, tra parentesi. Missigno. Missigno, Missing no. Non so come dirlo. Ok, abbiamo ottenuto Missigno. Missing. Quello! Quello! Il Pokémon Bug. Ora ce ne possiamo tornare a Celeste. Quel luogo chiamato Parla con qualcuno. Ma perché di là non posso andare che c'è una persona? Guardate, di qua. Di qua c'è qualcuno. E me lo mi fa andare. Peccato. Dobbiamo andare qui. Parla con qualcuno. Anche qui non c'è un cazzo di nessuno. Gli edifici sono spariti. Che sono spariti anche gli edifici. È sparito tutto. Tutto è sparito. Ma che sta succedendo? Brutto posto. Ah, perché la distorsione, quindi non c'è nessuno. Poco credibile come cosa, lo so. Niente. Nel ponte sono spariti. Neanche nel ponte non c'è nulla. Grotta celeste, no? Niente. Perché? Ah, da Bilfo probabilmente. Se non sbaglio. Ma finora non c'è nessuno. Corso 25. Percorso 25 sparita la musica. E questo non mi piace. Qua. Esattamente da Bill. Chissà se c'è qualcosa. Sono entrato. Giardino di Bill. No. Giardino di Bill. Posso salvare? Ok, posso salvare. No, non vi faccio vedere niente al giardino di Bill. Dovrete aspettare la prossima volta. Sarà quando capita. Avete visto com'è sto giochino? Abbastanza interessante. È una delle tante hack ROM di. Una delle tante hack di Pokémon. Dei Pokémon. Ma questa mi ha attirato particolarmente. Ci vediamo al prossimo episodio. E ciao a tutti!